scelto di vivere via d'Asiago perché è la mia terra. L'hanno scelta i miei antenati ancora mille anni fa, quando sono partiti dai paesi nordici. E hanno scelto questo terreno forse perché era isolato ed era sicuro. Era isolato ed era sicuro, lontano da quelle che potevano essere allora le guerre. Poi le guerre invece sono venute, come? Specialmente in questi ultimi secoli. Ma allora i miei antenati avevano scelto questa terra perché loro piaceva. C'erano boschi, c'erano praterie, c'era tanta calma, c'era un orizzonte che a loro andava bene. Io quando sono nato qui nel dopoguerra, appena finita la guerra, qui sono rimasto. Le mie radici sono profonde, per usare una parola oggi di moda. Ma non lo faccio per moda, lo faccio perché questa è la mia terra, semplicemente, qui sto bene. E poi, quando vado in cimitero ogni tanto, conosco tutti. In città invece non si conosce nessuno. Quando cammino per le strade la gente mi dice ciao, mi fermo con un contadino che lavora, e si scambiano due parole, si parla in dialetto, qualche volta addirittura si esce anche con qualche parola così strana apparentemente, che ha radici molto antiche, quello che gli studiosi chiamavano il cimbro, che poi cimbro non è. E poi ho scelto anche di star qui perché mi piace il clima, mi piace il caldo dell'estate, mi piace il freddo dell'inverno. Ci sono le stagioni che hanno un significato. Le stagioni qui sono stagioni. La primavera ce la dà il canto del cuculo quando arriva il giorno di San Marco, il 25 aprile. L'autunno ce lo dà il segnale, le cornacchie, quando si radunano in gruppi e volano sui prati. E l'inverno è la nostra stagione, perché nel caldo della casa, vicino al fuoco, con la legna secca che brucia, ci sono i ricordi della nostra infanzia, i ricordi della nostra vita, di pace, di guerra, che ci fanno compagnia. Mario Rigoni Stern è nato ad Asiago nel novembre del 1921 e ad Asiago vive senza mai aver strappato le proprie radici, senza aver mai abbandonato il nido, in ciò simile ad altri artisti veneti. Da questa patria circoscritta, come lo è il bosco per il cervo, habitat naturale non scelto ma ricevuto in eredità, Rigoni Stern si è allontanato a lungo quando è stato spedito in Russia con gli alpini. Nella desolazione di ghiaccio, egli seppe trovare il fuoco della fraternità umana ed è a questo fuoco che si è scoperto scrittore. Il sergente nella neve, che Vittorini pubblicò nei gettoni 28 anni fa, lo rivelò a un'Italia che era pur uscita dall'incubo della guerra mondiale, ma non ne aveva forse compreso la grandiosità tragica, la follia, l'abiezione. Gliela raccontò lui, il montanaro di Asiago, l'alpino che portò a casa uno zaino di appunti e di ricordi, un grumo di imponderabile materia epica e straziante. Più tardi, nel 1962, ha pubblicato una raccolta di racconti, Il bosco degli Urogalli, tutto pervaso dalle figure e dall'ambiente dell'altipiano, fittissimo di incontri nei boschi, incontri fra uomini e bestie, in un rapporto che oggi si può dire ecologico. Nel 1978 esce Storia di Tönle, ed è di nuovo un fuoco nato nella neve, un'epopea vissuta da un montanaro al tramonto dell'impero asburgico, fino alla terrificante Seconda Guerra Mondiale.
quando vedo un cammino che si accende nella contrada, so chi ha acceso il fuoco. È la Maria, o il Beppi, o il Tony. Quando sento suonare una campana, si può pensare anche chi è morto. Se è una campana che suona da donna o da uomo. Sappiamo era uno che era all'ospedale, che era malato, oppure era il tale. E si partecipa alla vita. Ecco che allora queste ragioni che fanno parte della mia vita, no? La nascita, le morti, dei ragazzi che si sposano, di chi nasce o di chi muore, e il tempo che corre via con le stagioni, mi fanno amare questa terra dove i miei antenati hanno per so poco condotto la vita che stiamo conducendo noi. L'hanno scelta 1000 anni fa, ripeto, e mi ci trovo bene. Anche se ho girato il mondo, che sono stato abbastanza in giro per l'Europa orientale, per la Russia, per la Polonia, per il mare, in Albania, in Grecia, nel Mediterraneo, anche se ho girato un po' l'Italia, quando sono via il pensiero è sempre qui e vorrei sempre ritornarci. È anche strano questo poi voler andare e ritornare, rimane anche sempre nei nostri migranti. Ma io noto anche questo in questi giorni. Molti giovani, no, che sono anche nostri compaesani, forse non sentono questo legame che sentiamo noi di una certa età. Perché io ricordo i nostri migranti che quando si trovano via, magari in Australia o in Canada, in Argentina o in Persia, si ritrovano tra paesani, si fanno una gran festa. E una gran festa si fanno anche quando ritornano ad Asiago, nel paese, nelle nostre contrade, nei nostri comuni. Il nostro mondo è molto singolare, è forse unico, direi, nel nostro Veneto. Che cosa è rimasto io di questo vecchio mondo di 1000 anni fa? Ho ritrovato e ritrovo la linea dei monti, l'orizzonte, la linea dell'orizzonte. La guerra del 15-18 aveva distrutto il vecchio paese, aveva distrutto tutte le case. Non era rimasto niente, erano andati profughi sotto le bombe, sono tornati dopo 4 anni, trovando proprio più niente. Una cosa sola era rimasta, la linea delle montagne, più o meno martoriata. Ora a distanza di 50-60 anni questa linea si è rifatta. E se anche si costruiscono condomini, anche se si fanno impianti di risalita, si asfaltano le strade, o si fa il campo di aviazione, o lo stadio del ghiaccio, o il campo di golf, questa cosa, questa linea dell'orizzonte rimane eterna, eterna come la terra. Ed è una linea per noi dolcissima. Il bosco poi per me è un fascino particolare, da un fiore, un'erba, a un gigantesco abete, da una formica a un capriolo, da uno scricciolo a un rogallo, sembrano personaggi che vivono con me, anche le pietre. E abbiamo il misticismo del bosco, molti qui noi dell'altipiano. E i nostri boschi resistono da secoli, anche se le guerre hanno tentato di distruggerli, noi li ricostruiamo. Ma io quando vado nel bosco ritrovo quello che in altre parti non trovo, in nessun altro luogo. È veramente un posto dove potrei concentrarmi, dove mi concentro, dove potrei, dico, pregare, dove potrei meditare, dove medito. E nel bosco faccio e capisco le cose che non potrei capirle in altri luoghi. Un rapporto con la vita e col tempo che passa via. E anche con la morte, naturalmente. È un luogo, per me questo, di boschi, e il bosco, la selva in particolare, che, non so, mi dà un senso di eternità. E dove veramente mi sento in armonia.
mi sento nell'ambiente mio, non mi trovo, non mi fa paura né la notte né il giorno nel bosco, nella solitudine, anzi, nella solitudine del bosco, magari anche nella foresta più cupa, dove alcuni potrebbero aver paura, mi si trovo benissimo, anche di notte, anche nelle ore antilucane, anche di sera. Adesso noi siamo qui e le volpi aspettano che noi andiamo via per uscire. Questo bosco qui poi in primavera arrivano sempre i gufi di notte e io li sento e mi accorgo quando arrivano. Fra poco passeranno da qui le lepri, le beccacce escono al pascolo. C'è sempre vita nel bosco, di notte forse più che di giorno. Mentre la gente dorme, il bosco non dorme. E questa cosa io la sento poi. Perché tante volte mi diverto quando è buio camminare nel bosco. Non è una cosa straordinaria quella che faccio, è una cosa che faccio perché mi piace. Cammino per il bosco, ascolto il silenzio. Ritrovo amici, ritrovo compagni, ritrovo ricordi e mi sento vivere col bosco e con gli animali e con la gente e col paese che dorme. Se noi andiamo qui di notte per questo bosco, una persona può avere delle impressioni, può avere forse qualcuno un po' di paura anche. Invece no, a me piace esplorare. Entro e ascolto. Mi metto sotto un albero e magari sopra la mia testa c'è uno scoiattolo che rosicchia uno strobilo. O magari stando immobile posso vedere anche passare una volpe. Ed esplorare. E mi rendo conto della vita che c'è dentro nel bosco e che giorno per giorno si può seguire. Per esempio, quando c'è molta neve, per me è molto bello quando la neve fa harnust, ossia diventa dura, fa la crosta, è un termine addirittura longobardo, dicono, che diventa dura e la neve è alta metri sopra gli alberi. Cammino sopra questa neve dura e mi sembra di essere come un uccello che vola a tre quarti dell'albero. Perché siamo sollevati da terra, dove c'è l'aria? Attualmente sopra lì arriva la neve e noi camminiamo lì sopra. È una sensazione molto, molto strana, ma anche molto bella. Ecco, io volo sulla neve sopra il bosco e qualche volta quando vado su nelle montagne alte e mi sporgo sopra una roccia mi sembra proprio di dominare la mia terra. Senza parlare anche che mi piaceva molto anche da ragazzo arrampicarmi in alto. A parte che facevo roccia una volta e mi arrampicavo sulle montagne, ma anche adesso mi viene la tentazione di arrampicarmi sugli alberi. Perché ha pensato di scrivere di questi libri? Beh, vedi, perché ho pensato di scriverli? Ho incominciato con il Sargento e la neve, no? E questa è stata una necessità mia, diciamo, no? Proprio una necessità morale di raccontare quelle vicende che mi erano capitate in Russia. Gli altri racconti che sono venuti dopo, specialmente la storia di Tenle, no? Che è quella che più riguarda la nostra terra e la nostra gente, l'ho raccontata perché mi piaceva. Ecco, era una storia che mi piaceva e quando l'ho raccontata proprio provavo proprio così, ero contento a raccontarla. Rievocando quei tempi, rievocando i racconti dei miei vecchi, di mia madre o di mio nonno o quelli che avevo sentito, e vedendomi intorno il nostro paesaggio, no? Le nostre montagne, le nostre contrade, le nostre case, e pensando a quello che poteva essere la vita della nostra gente in quegli anni prima della guerra mondiale, e mi sono immedesimato in questi racconti, in questa vita, e l'ho raccontata proprio con piacere. Se poi sia riuscita bene o riuscita male, non so, perché, però quelli che la leggono dicono che va bene. Ma voi che siete qui direttamente interessati, no, a queste nostre storie, perché naturalmente riguardano la nostra terra,
Io penso che potrebbe questa storia interessare anche a voi. Forse avete trovato una cosa, se siete qui dell'altipiano e se amate la vostra terra, il paesaggio. I boschi, le case, le montagne, le stagioni, gli animali, no? Che sono quelli nostri.